Giorgia Meloni e i 24 ministri hanno giurato questa mattina nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ultimi due giorni per l'edizione 2022 della Campionaria Barese. ZES Adriatica Puglia Molise, Food Policy della città metropolitana di Bari, firma digitale, in diretta dalla Fiera del Levante. Migliaia di persone hanno risposto all'appello di comitati per la pace a scendere in piazza per chiedere che venga fermata la guerra in Ucraina e avviata immediatamente una conferenza di pace con la regia dell'ONU. Buongiorno, ben trovati, consueto appuntamento con l'informazione, Antenna Sud News, questo è il nostro TG interregionale. Meloni giura al Quirinale, il nuovo governo è ufficialmente in carica. Serviremo l'Italia con orgoglio, subito al lavoro. Al Colle la squadra 24 ministri, di cui 6 donne, domani il tradizionale suono della campanella e il primo consiglio dei ministri. Francesco Manigrasso. Giorgia Meloni, avvolta da un tailleur nero e visibilmente emozionata, con compagno e figlia in prima fila, è la prima donna premier in Italia. La squadra di 24 ministri, 6 sono donne, 18 uomini, il sottosegretario Alfredo Mantovano ha giurato davanti il capo dello Stato Sergio Mattarella. Uno ad uno hanno promesso fedeltà alla nazione. Questa volta il tempo è stato breve grazie alla chiarezza dell'esito elettorale, aveva commentato Mattarella. Dopo la Presidente del Consiglio hanno giurato i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, rispettivamente ai dicasteri degli esteri e delle infrastrutture. L'emozione per tutti è forte, come è forte la consapevolezza di mettersi subito al lavoro, dice Giorgia Meloni in un tweet per il bene del Paese. Il senso di responsabilità, il senso del momento, la consapevolezza della difficoltà che aspetta chi rappresenta in questo momento la nazione e il peso della responsabilità di 60 milioni di persone, non solo di una parte. Chi va al governo rappresenta l'intera nazione, dismette gli abiti della parte e si assume quelle della responsabilità collettiva. A breve, poiché la prima emergenza oggi è quella economica, bisogna intervenire in quella parte della giustizia che può correggere o meglio anche aiutare i tempi. Aiutare la ripresa economica e quindi velocizzare i tempi, perché sappiamo come che si fa, la... Ma guardi, semplificando le procedure. Siamo per l'ascolto e il dialogo, hanno detto i ministri, pronti a dare attenzione alle istanze di tutti. C'è anche la consapevolezza del difficile momento e della serietà degli appuntamenti che abbiamo di fronte, quindi grande senso di responsabilità. Non mi sottrarrò sicuramente ai temi, li affronteremo come vi ho detto anche ascoltando quelle che sono ovviamente le istanze delle parti sociali, di tutti i soggetti che comunque sono portatori di contributi importanti. Penso che avere appunto il Presidente del Consiglio donna, insomma, aumenti il numero e dia insomma anche nuovo lustro anche a questo governo. A Bari in comune il confronto sul post voto, quale futuro per la politica? Dopo il voto, quale futuro per la politica? È il titolo della mattinata che ha visto protagonisti, tra gli altri, Daniela Mazzucca, presidente della Fondazione Giuseppe Di Vagno, e Piero Ignazzi, politologo dell'Università di Bologna. Un momento di analisi e confronto sul nuovo assetto politico e istituzionale in Italia. Questa cosa di una donna che arriva è del tutto irrilevante e del tutto ininfluente. Non mi interessa il genere, mi interessa se le politiche che vengono fatte sono indirizzate verso una maggiore uguaglianza tra i generi oppure no. Io penso che un governo che voglia mettere fine a questa situazione disastrata che stiamo vivendo deve partire riconoscendo il principio dell'uguaglianza. Tutti i cittadini hanno il diritto di poter accedere a qualsiasi concorso, opportunità, insomma, in maniera uguale. Se questo non accade vuol dire che si fallisce al primo tempo. Uguali diritti, uguali opportunità per tutti i cittadini, con un'attenzione all'inclusione delle fasce fragili. Penso anche che la sinistra debba rivalutare un concetto importante, che era quello di 40 anni fa a Rimini, e cioè il rapporto fra i meriti e i bisogni. Infine la riflessione sull'autonomia differenziata. Dobbiamo vigilare perché ciò non accada,
abbiamo anche, diciamo, qualche ministro del Sud che può, spero, difendere queste posizioni. La composizione di questo governo è una composizione molto politica e quindi molto diversa da quella che noi abbiamo sperimentato col governo Draghi e anche di persone non molto sperimentate nelle esperienze di governo, e questo certamente pone un grosso punto interrogativo. Sarebbe Ivan Narciso, il 32enne vittima dell'agguato avvenuto intorno alle 2 in Viale Europa a Foggia. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine, era stato appena condannato nel processo Decima Bis. A Foggia si continua a sparare. Intorno alle 19 del 21 ottobre il 32enne pregiudicato Ivan Narciso è stato raggiunto da un paio di colpi d'arma da fuoco alla spalla mentre si trovava nei pressi della sua abitazione in Viale Europa. L'uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso. Ad esplodere i colpi probabilmente un fucile. Poco dopo la sparatoria in zona Salice, la polizia locale intervenuta per un incidente avrebbe infatti trovato un'auto abbandonata sul luogo del sinistro con dentro l'arma, che potrebbe dunque appartenere all'esecutore del tentato omicidio. Narciso è già noto alle forze dell'ordine. Solo qualche giorno fa il GUP di Bari, all'esito del processo Decima Bis contro la mafia foggiana, che si è celebrato con la formula del rito abbreviato nell'aula bunker di Bitonto, aveva condannato Narciso a 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, mentre nel 2018 l'uomo era stato ritenuto responsabile di un reato di estorsione ai danni di un assicuratore. Continuano serrate le indagini degli investigatori, che al momento non escludono nessuna pista. Il corpo privo di vita di una donna è stato recuperato dai vigili del fuoco all'interno di una cisterna per la raccolta di acqua piovana. La vittima è una donna di 74 anni, originaria di Ceglie Messapica, nel Brindisino. La tragedia è avvenuta nel territorio di Martina Franca. Strada Cuoco, stando a quanto si apprende, la 74enne sarebbe deceduta per annegamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto e del distaccamento di Martina Franca, intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Martina Franca. Non si conoscono al momento le cause che hanno provocato la caduta della donna nella cisterna. Interrogatorio di garanzia in carcere anche per il quarto indagato arrestato nell'ambito dell'omicidio del falegname di Castri. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Emanuele Forte, il trentenne di Corsano arrestato nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Donato Montinaro, il falegname 76enne di Castri, trovato legato e imbavagliato privo di vita la mattina dell'11 giugno scorso nella sua abitazione in via Roma. Giovedì i carabinieri hanno arrestato Forte, in un primo momento indagato a piede libero e poi condotto in carcere. Assistito dal suo avvocato Marco Costantino dinanzi al GIP e al PM, si è avvalso della facoltà di non rispondere per mancanza di tempo per visionare la documentazione delle accuse che vengono mosse a suo carico. Non è escluso quindi che già nei prossimi giorni possa chiedere di avere un confronto con la PM. Nelle intercettazioni ambientali e telefoniche, nella fase di indagine, il nome di Forte viene tirato in ballo diverse volte. Avrebbe cercato di convincere Angela Martella a vendere l'auto, quella utilizzata per raggiungere Castri la sera del 10 giugno, per paura di essere smascherati. Ad avvalersi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori del 17 ottobre sarebbe stata proprio Angela, mentre Patrizia Piccini e Antonio Esposito avrebbero parlato di mostrando anche pentimento. Secondo Esposito sarebbe stato Forte ad immobilizzare, imbavagliare e picchiare il pensionato con violenza, mentre lui e la Piccini lo tenevano fermo. La donna, dal canto suo, forse nel tentativo di sottrarsi o quantomeno di ridimensionare le sue responsabilità, avrebbe puntato il dito contro Forte. Ora che i presunti autori del fatto criminoso sono finiti in carcere, all'appello mancherebbe il denaro. L'uomo era solito prelevare del tutto la pensione sua e della figlia, circa 3.000 euro. Qualche anno fa prelevò anche 68.000 euro frutto di una polizza. Si presume che tutto il denaro fosse contenuto in casa, come era solito raccontare. Estorsioni nel nord barese, arrestati 6 giovani.
Un ventenne di Andria è stato arrestato con l'accusa di estorsione nei confronti di un sacerdote. Il giovane avrebbe avanzato richieste di denaro al prete, minacciandolo di diffondere in rete un video in cui lo stesso prelato, durante la confessione, avrebbe avuto atteggiamenti affettuosi nei suoi confronti, tentando, secondo il ventenne, di baciarlo sulle labbra. Il sacerdote, dopo aver effettuato alcuni bonifici, ha deciso di denunciare la presunta estorsione ai carabinieri. Dopo l'arresto al ragazzo è stato sequestrato il telefonino, sul quale non sono state trovate immagini o video delle presunte molestie. Al ventenne la procura di Bari ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Un altro tentativo di estorsione si è verificato invece a Ruvo di Puglia. 5 giovani sono stati arrestati con l'accusa di tentata estorsione, rapina, lesioni personali e violenza privata. Si tratta di ragazzi dai 21 ai 27 anni che avrebbero minacciato e picchiato un 47enne reiterando richieste di denaro e procurando lesioni gravi alla vittima in caso di diniego. I fatti, secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, sarebbero avvenuti dal maggio scorso fino a poche settimane fa. Dopo la notifica della misura cautelare, i 5 ragazzi sono stati condotti in carcere a Trani. Ricorderete la storia del professore a Bari picchiato, è intervenuto in diretta da Manila Gorio all'interno del Punto. Ascoltiamo. 10 giorni di lavoro all'Istituto Maiorana di Bari e nessuna avvisaglia che potesse accadere quello che poi è accaduto. Vincenzo Amorese, il docente picchiato dai parenti di una studentessa solo per aver messo una nota a quella ragazza, si racconta in esclusiva al Punto di Manila Gorio. Assicura che in quei giorni di lezione non c'erano state avvisaglie che potessero accadere episodi spiacevoli ed è la prima volta nella sua carriera ad essere vittima di un'aggressione solo per aver svolto il suo lavoro di docente. Una vicenda che lo ha segnato anche psicologicamente, aggiunge Amorese. Aver soltanto posto in atto lo svolgimento regolare della mia funzione docente, mi sono ritrovato a vedermi piombare addosso una situazione a dir poco infernale, paradossale e ormai dagli svolti anche kafkiani. Attese per le prenotazioni ma anche per le prestazioni sanitarie urgenti. Un folto gruppo di cittadini questa mattina in protesta davanti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Lunghe attese per le prestazioni sanitarie. Anche a Taranto i cittadini fanno sentire la loro voce con una manifestazione spontanea nata dinanzi all'ingresso dell'ospedale Santissima Annunziata. Dobbiamo dire che ci sono anche molti consiglieri comunali di opposizione e insomma la voglia è sia attirare l'attenzione ma anche cercare di arrivare a delle soluzioni. A chi vi rivolgete quali sono le richieste? Il presidente Emiliano, che in questo caso gestisce la sanità pubblica. Purtroppo nessuno è esente da malattie direttamente o indirettamente con i parenti, diciamo. A nessuno, penso che a tutti sia capitato di andare al pronto soccorso e dover fare delle lunghe attese oppure dover prenotare una visita medica e avere una prenotazione a distanza di mesi. Chiaramente questa non è colpa né del personale medico e paramedico che già fa dei turni estenuanti, ma è colpa chiaramente della politica che deve mettere in condizione sia i cittadini di poter avere diritto alla salute e il personale sanitario di poter operare nel migliore dei modi. Su 1000 OS a Taranto verrà solamente assunto una sola persona, quindi di qua si capisce l'attenzione che purtroppo la regione sta dando alla nostra città. Mancano i medici, mancano gli infermieri, lo stesso ordine dei medici nei mesi scorsi è andato a protestare dal prefetto affermando che di questo passo sono a rischio anche i livelli minimi di assistenza. Mi ci sono recata un mese fa per un incidente stradale, mi avevano prospettato 36 ore di attesa perché stavano lavorando in 10 medici su 28 che dovrebbero essere, quindi insomma queste situazioni fanno sì che veramente per l'utenza debba rivolgersi o al privato oppure, come dire, morire. In migliaia in corteo per le vie di Bari per dire no alla guerra e lanciare un appello al nuovo governo sui bisogni dei cittadini. A Bari alcune migliaia di persone hanno risposto all'appello dei comitati per la pace a scendere in piazza per chiedere venga fermata la guerra in Ucraina e avviare immediatamente una conferenza di pace con la regia dell'ONU. Più caschi di lavoro o meno elmetti da guerra, come riportato sul cartello di questo cittadino che ha preso parte al corteo. E abbiamo aderito a questo movimento, a questa giornata, perché sentiamo fortemente le parole d'ordine e la necessità
di chiedere una pace da tutte le parti. Non siamo né per l'uno né per l'altro, ma la pace senza se e senza ma, cioè vuol dire una pace senza armi. Questa è la nostra volontà, il nostro desiderio che ci accomuna a tutto questo corteo. Abbiamo un ministero della difesa e non un ministero della guerra, della Repubblica, perché crediamo fortemente che la guerra non possa costituire una fonte di risoluzione di nessun tipo di controversia. I temi che animano il corteo sono anche quelli legati al futuro del paese, ai bisogni dei cittadini, alle risposte che si attendono dal nuovo governo. Deve essere dei cittadini attivi, dei cittadini che partecipano al dibattito. Non c'è nessuna pregiudiziale nei confronti di questo governo, ma ovviamente abbiamo delle preoccupazioni. Conosciamo i loro programmi di governo, ormai oggi conosciamo anche gli esponenti di questo governo, sappiamo che su molti temi non siamo assolutamente d'accordo, speriamo ci sia un confronto democratico, aperto e sereno. Su questo misureremo questa compagine di governo. Voglio dirne una però in maniera molto netta e diretta, voglio dire al Ministro Fitto: attenzione a quelle risorse del PNRR, quelle risorse devono rimanere nel Mezzogiorno, sono e servono a creare le condizioni dello sviluppo del Mezzogiorno. Albano Carrisi interviene sulla guerra in Ucraina. Non vedo l'ora, dice l'artista, di cantare la pace. Con la pace si vince, con la guerra perdono tutti. Lui non canta di gloria, ma alle volte per la gloria. Di certo non vede l'ora di cantare per la pace, perché con la pace si vince, con la guerra al di là degli esiti perdono tutti. Parola di Albano Carrisi, l'artista di Cellino San Marco, che dopo aver contestato nelle parole e nei fatti le maxi bollette della luce con rincari da capogiro per la sua tenuta, sottolinea la sua indomita indole da lavoratore e soprattutto la sua voglia di pace. Io ero un grande lavoratore, fin da ragazzino ho sempre lavorato nei campi e ho lavorato dappertutto e attraverso il lavoro ho raggiunto quello che ho raggiunto grazie a Dio. Ma ancora non canto gloria, ma canto molto spesso anche per la gloria. Magari toccherà cantare per la pace, già lo fa. È quello un momento che non vedo l'ora che arrivi, perché quello sarà un momento speciale per tutti noi, perché con la pace si riesce ad ottenere ottimi risultati, con la guerra sappiamo... Anche chi vincerà una guerra comunque ha perso. Bandiera di oltre 30 metri ha aperto la manifestazione del corteo della pace a Lecce. In questo mondo abbiamo bisogno sia uguaglianza che pace anche. Oggi è una giornata molto importante, speriamo che arrivi quanto più gente possibile. Speriamo che ci sia la partecipazione di tutti. È importante ed è strettamente connesso ai diritti umani, ai diritti di tutti. Consigliere, parlare di pace e uguaglianza oggi forse vale doppio. Vale doppio sicuramente, bisogna avere soprattutto il coraggio di mostrarsi in piazza insieme a tutti quanti e dire che vogliamo una soluzione diplomatica e pacifica di questo conflitto, anche perché dobbiamo renderci conto che coinvolge veramente tutti quanti, questa è una cosa da capire. La coalizione Europe for Peace, formata dalle principali reti per la pace in Italia con l'adesione di centinaia di organizzazioni, torna di nuovo nelle piazze italiane e ad aderire è anche Lecce. Parlare di pace e uguaglianza oggi vale doppio. Vale doppio perché la pace innanzitutto è importante per tutti i popoli in generale. La pace attualmente ha anche dei riflessi economici purtroppo sull'economia di tutti i giorni, di tutte le famiglie. E così una bandiera con i colori dell'arcobaleno, lunga oltre 30 metri, aperto a Lecce la manifestazione alla quale hanno aderito oltre ai sindacati alcuni partiti politici e rappresentanti delle istituzioni per chiedere percorsi concreti di pace in Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo. Nuovo sbarco di migranti questa mattina nel porto di Taranto, 293 le persone arrivate a bordo della nave Geo Barents, tra cui numerosi minori non accompagnati.
293 migranti sono sbarcati nella mattinata di sabato 22 ottobre intorno alle 7 nel porto di Taranto dopo un lungo periodo di attesa in mare a bordo della Geo Barents, la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere. Tra loro 150 minori, di cui ben 130 non sono accompagnati, in maggioranza adolescenti tra i 13 e i 17 anni. Anche un bimbo di pochi mesi e una donna incinta, secondo quanto comunicato. I migranti sono prevalentemente di nazionalità gambiana, libica ed egiziana. L'organizzazione umanitaria aveva chiesto a lungo un porto sicuro sia a Malta che all'Italia. La richiesta non è stata accolta dal governo di La Valletta. L'Italia alla fine ha indicato il porto di Taranto come luogo di sbarco. Sono trascorsi così 9 giorni dal primo intervento di soccorso. Troppo lunghi i tempi di assegnazione del porto, bisognerebbe indicarlo immediatamente dopo le operazioni di soccorso, ha sottolineato Riccardo Gatti, responsabile delle operazioni di Medici Senza Frontiere a bordo della nave. Tutti sono stati accolti dal personale di Croce Rossa e forze dell'ordine prima di transitare nell'hotspot ionico. Tutto pronto per il gran finale della Fiera del Levante. L'obiettivo è migliorare i 65.000 visitatori dei primi giorni. Un anno, anzi un anno e mezzo di assenza, quanto ti è mancata personalmente? Siamo assidui frequentatori della Fiera, ogni anno abbiamo visitato la Fiera. Questo Covid ha ammazzato un po' tutto il mondo. Per fortuna è ritornata. Penultimo giorno di Fiera del Levante aperta al pubblico, procedono spedite attività e iniziative nel corso dell'85esima edizione, tornata con vigore dopo la pausa forzata dell'ultimo biennio. Buona l'affluenza sin dal primo mattino, con la speranza nel weekend di poter migliorare i dati fatti registrare nei primi due giorni di apertura, presenti in quel caso oltre 65.000 visitatori, a disposizione del pubblico stand su arredamento, gastronomia, automotive, ma anche quelli istituzionali per far conoscere meglio le attività a sostegno del territorio. Fiera che sarà accessibile in questi due giorni dalle ore 10 sino alle 22. Sicuramente la pandemia Covid ha comportato una contrazione dei commerci, quindi una contrazione degli scambi e inevitabilmente anche una contrazione della quantità di prodotto analizzata. Abbiamo avuto delle campagne molto intense anche negli anni passati contro le frodi nel settore dei prodotti, nel settore degli oli extravergine di oliva, che hanno comportato una contrazione delle frodi in questo momento, quindi per noi un grande successo. Questa fiera rappresenta proprio la voglia, la volontà delle aziende di proporre i propri prodotti. Avere qualcuno che propone gli stessi prodotti con marchi contraffatti o con indicazioni di origine, il famoso Made in Italy, che rappresenta l'Italian sounding nel mondo, il pregio dell'Italia, del prodotto italiano nel mondo, fa sì che le aziende subiscano un danno enorme. Il Consiglio regionale lucano si è riunito ieri in seduta ordinaria, è stato sciolto dal presidente dell'Assemblea, Carmine Cicala, per mancanza del numero legale. All'ordine del giorno c'era l'accettazione delle dimissioni dei consiglieri di Forza Italia Piro e Cupparo e la loro surroga. Ma dopo la relazione del governatore lucano sull'attuale situazione politica e il seguente dibattimento, la minoranza ha abbandonato l'aula. Prendiamo atto della relazione fatta dal presidente Bardi, ma i suoi auspici hanno necessità di una maggioranza chiara e definita per realizzare quanto dichiarato, hanno affermato in una nota i consiglieri di opposizione che hanno quindi lasciato i banchi. Al momento della verifica hanno risposto all'appello 7 consiglieri su 10 necessari per raggiungere il numero legale. Erano assenti al momento del voto i 2 consiglieri autosospesisi dalla Lega, Zullino e Vizziello, che avevano fatto richiesta di aggiornare i lavori del Consiglio ad una prossima data al fine di consentire un chiarimento all'interno della maggioranza. È la prova del 9, vedremo se c'è una maggioranza che è in condizione comunque di proseguire la propria attività e soprattutto qual è l'atteggiamento che vuole avere con le opposizioni il Presidente. Penso che tutto questo terremoto giudiziario, con la loro inadeguatezza che hanno dimostrato in questi 3 anni, penso, anzi quasi 4, penso che sia arrivato il momento di decidere se andare a casa e quindi dare la possibilità ai cittadini di andare a votare nuovamente. Mi aspetterei un colpo di reni da parte del Presidente, per la verità. È una sua, per amor proprio, le sue dimissioni. Non avendo tra l'altro i numeri, mi sembra che questo dovremmo aspettarci. Ho l'impressione che lui voglia andare avanti anche se, a prescindere dai numeri, vuol dire che politica non ce n'è, c'è un voler tirare a campare.
Non si placa la polemica politica a Castellaneta dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale. L'ex sindaco Giovanni Gugliotti ha convocato un'assemblea pubblica per rispondere alle dichiarazioni del fronte opposto. Dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale prosegue a Castellaneta il botta e risposta tra la maggioranza, l'ex sindaco Giovanni Di Pippa e l'opposizione, 11 consiglieri che si sono dimessi. L'acceso dibattito politico si arricchisce di un nuovo capitolo. L'ex sindaco Giovanni Gugliotti ha voluto convocare una conferenza pubblica nella ristrutturata sede dell'ex mercato coperto di Castellaneta per rispondere alle dichiarazioni dell'ex sindaco Giovanni Di Pippa, la cui amministrazione è durata soltanto 4 mesi. Sono stato, tra virgolette, costretto ad intervenire perché alcune inesattezze sono state dette. Sono state dette dal sindaco uscente subito dopo lo scioglimento e subito dopo le dichiarazioni del presidente e vicepresidente della commissione bilancio. Motivo per cui ho ritenuto abbiamo tutti insieme, ma io in particolare, ritenuto di fare questo momento di chiarezza, momento di confronto per spiegare come abbiamo fatto quelle che sono state tutte le inadempienze di questa amministrazione che in soli 100 giorni è riuscita a verificare lo sforzo fatto da noi in diversi anni. Non aver richiesto il mutuo, non aver richiesto l'accesso al fondo di rotazione, non aver proceduto alla vendita dei beni, ma soprattutto non aver affatto interloquito, se non oltre il tempo limite, una volta che era già scaduto il termine ultimo previsto dalla transazione, aver interloquito con la controparte, e questo ovviamente ha fatto saltare il banco. Uno degli storici imprenditori di Piazza Umberto I, Francavilla Fontana, interviene sulla questione via Roma. No ad isola pedonale, sì a ZTL, dice. Con l'isola pedonale, commercio in ginocchio, ne è certo Giovanni Lopalco, alias Gibbone, storico imprenditore di Piazza Umberto I. Al centro del dibattito c'è sempre via Roma, c'è sempre un confronto che sembra aver diviso in due la città. Lopalco non ha dubbi, no alla chiusura completa, meglio una ZTL. Sono sempre stato dell'opinione di fare soltanto una ZTL, dopo 3 anni di pandemia, dopo 8 mesi di lavoro, dopo un aumento energetico e un aumento dei costi delle materie prime, è insostenibile fare un progetto a lunga durata di una via Roma chiusa. È improponibile il referendum perché molta gente, molti cittadini non sanno cosa significa avere un'impresa oggi, mantenere dei posti di lavoro. Facciamo caso che tra un paio di mesi finiscono i lavori, via Roma diventa isola pedonale. Che cosa accade per voi? Una desertificazione delle attività commerciali, dove l'inverno con il freddo e con la pioggia non camminerà più nessuno il pomeriggio e la sera, e l'estate con il caldo dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 9 non passeggerà nessuno, tutti i locali chiuderanno. Purtroppo il sindaco dovrebbe fare un passo indietro, dovrebbe attuare una ZTL che dà beneficio sia al cittadino sia alle attività commerciali. E da via Roma per ora è davvero tutto, per ora già. A Carmiano il sindaco commenta l'esito del ricorso dopo la sua elezione. L'esito delle elezioni amministrative di Carmiano dello scorso novembre è legittimo, lo ha stabilito la seconda sezione del Consiglio di Stato, respingendo il ricorso presentato dall'ex primo cittadino Giancarlo Mazzotta e dai componenti della lista elettorale a suo sostegno. La contestazione principale verteva su presunte irregolarità nelle procedure di voto, il cui esito aveva visto prevalere per 78 preferenze Gianni Erroi. Finalmente c'è stata la sentenza del Consiglio di Stato. Da uomo libero e da cittadino libero e onesto ho sempre creduto nella giustizia, continuo a credere, dunque è stata fatta chiarezza e giustizia su questa circostanza. Il dottor Giancarlo Mazzotta aveva impugnato il responso dei seggi elettorali con particolare riferimento alle sezioni 1, 2 e 7. Il TAR prima, il Consiglio di Stato poi, ha definitivamente chiuso la vicenda. La cosa più importante e significativa è che il Consiglio di Stato non soltanto ha detto che la questione sulla cosiddetta famosa scheda ballerina sarebbe inammissibile e ha
quindi ha confermato il responso del TAR sulla inammissibilità della eccezione della scheda ballerina, ma a tutto vorrei concedere, ha precisato il Consiglio di Stato, entrando e volendo entrare nel merito, in questo specifico caso il fatto di una scheda ballerina di per sé non comporta l'annullamento della tornata elettorale, atteso che ci vogliono e occorrono ulteriori elementi di riscontro che facciano in maniera significativa pensare ad una, tra virgolette, ad un truccamento della tornata elettorale. Da parte nostra non ci sarà nessuna rivalsa nei confronti dei consiglieri che hanno ritenuto opportuno di esercitare un loro diritto giustamente. La raccolta differenziata all'80%, uno dei dati migliori a livello nazionale, quello raggiunto dal comune di Mitetto. Raccolta differenziata dei rifiuti e applicazione della tariffazione puntuale, ottenendo risultati importanti, svolta possibile grazie anche al contributo della comunità. Così Mitetto è entrata a far parte del progetto comunitario Life Rethink Waste. La quantità di rifiuto differenziato ha superato a settembre la percentuale dell'80,28%, con residuo di indifferenziato pari al 18,7%. Il dato è tra i migliori in Italia e quindi del centro-sud. Grazie a questo progetto Life, che si chiama Rethink Waste, cioè ripensare i rifiuti, Mitetto è diventato un modello di pratica virtuosa, un modello di riferimento replicabile per l'Europa, quindi per poter essere utilizzato anche in altri comuni europei, magari della stessa tipologia della nostra, che ha portato ancor di più a spingere, secondo il modello KATE di tariffazione puntuale, sulla conoscenza e consapevolezza da parte dei cittadini di ciò che producono. Tutto si intensifica in particolar modo dal 2019 grazie ad un sistema di tariffazione TARIP misto progressivo premiale che coniuga elementi quantitativi e qualitativi dei conferimenti. L'obiettivo primario? Sensibilizzare prima di tutto la cittadinanza sul tema, informandola sui comportamenti corretti da adottare per una corretta differenziazione. Impegno che si traduce anche in un premio economico. Sono stati assegnati premi in buoni spesa da spendere in attività commerciali del paese. Io dico che i cittadini di Mitetto sono stati veramente virtuosissimi, fanno davvero il massimo e quindi su di loro e a loro va tutto il nostro ringraziamento, perché il sistema funziona, perché per l'ambiente è un importantissimo risultato. Cresce la flotta dei rimorchiatori napoletani nel porto di Taranto con l'arrivo di due nuove unità che rappresentano il top di gamma. Oggi la benedizione. Giornata di festa per la società marittima Rimorchiatori Napoletani, che ha potenziato la propria flotta all'interno del porto di Taranto con due nuove unità, l'Oriente e la Baia. I due mezzi varati nel corso del periodo Covid sono stati benedetti dal cappellano della Stella Maris, Don Ezio Succa, che ha celebrato la Santa Messa. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Gianni Andrea De Domenico, presidente del Consiglio d'amministrazione dei Rimorchiatori Napoletani, Gaetano Raguseo, responsabile delle basi di Taranto e Bari della società marittima, e il presidente dell'autorità di sistema portuale della Marionio, Sergio Prete. Sono due rimorchiatori che nascono da 2 e 3 anni fa e sono solamente adesso in grado di prendere il loro battesimo. Sono le più belle unità della nostra flotta, Taranto le merita, la portualità e il traffico di Taranto le merita. Ce ne sarà solo una terza in arrivo a metà di quest'anno della stessa famiglia. Rappresentano il top di gamma nel settore del rimorchio portuale, con caratteristiche che le consentono loro di andare anche oltre i limiti del porto per attività, diciamo, salvataggio e assistenza. Sono escort, quindi hanno una stabilità e una caratteristica di manovrabilità estrema. Hanno un'enorme potenza per queste caratteristiche di rimorchiatore, siamo oltre le 80 tonnellate di bollard pull, che rappresentano un po' un top di gamma. I rimorchiatori napoletani sono un punto di forza del porto di Taranto, sia per la loro capacità tecnica, che oggi appunto viene accresciuta con l'inaugurazione di questi due nuovi bellissimi rimorchiatori, sia per la disponibilità che hanno sempre mostrato nel risolvere le problematiche e le criticità del porto. Il doppio cognome per i nuovi nati, la novità introdotta dal giugno scorso, è realtà anche per noi della famiglia di Antenna Sud.
Gloria Catalano Carbonara, eccola la splendida neonata, tra le prime del Barese ad assumere il doppio cognome. La nuova legge, entrata in vigore il 2 giugno scorso, consente ai nuovi nati l'attribuzione dei due cognomi dei genitori, che potranno anche stabilire l'ordine. Tutto ciò per dare il giusto riconoscimento al ruolo della mamma. Ed è il caso della nostra collega Claudia Carbonara e del suo compagno Lorenzo Catalano. Ma poi abbiamo scelto apposta il nome corto perché Catalano, Carbonara, Anna Maria sarebbe stato davvero difficile, invece Gloria abbiamo recuperato sul nome, va? Abbiamo anche fatto uniti due cognomi, quindi un catacarbi croccante ci sta, a parte gli scherzi, dico, è assolutamente, lo merita come donna, come mamma, è una decisione che abbiamo preso insieme. Le nausee, le smagliature, la cellulite e poi il dolore del parto, almeno il cognome a noi donne lo volete dare, giusto così. Armonie bianco e nero e cultura. Torna a Taranto Armonia in bianco e nero, ottava edizione per l'evento che si svolge a Palazzo di Città nella Sala degli Specchi, che unisce la musica classica a tante altre forme di espressioni artistiche e che in questa edizione prevede tre date, 22 ottobre, 18 novembre e 3 dicembre. Quest'anno avremo mostre molto diversificate, grazie alla presenza anche di tante associazioni che sono Anteas Grottaglie, Ragazzi in Gamba Taranto, Amici dei Musei Greci e Messapi di Lizzano, in stretta collaborazione anche con il MUPAO, il Museo della Paleontologia e dell'Uomo, e poi abbiamo anche Club per l'UNESCO Taranto e Associazione Marco Motolese. Presenteremo alcuni dei libri della Biblioteca del Mare che sono a Palazzo Amati, è una mostra fotografica del fotografo Gianni Squitieri, con delle foto che rappresenteranno non solo la parte subacquea del nostro mare, ma metteranno in evidenza la Pinna Nobilis. L'open concert sarà affidato a giovani musicisti provenienti da tre scuole ad indirizzo musicale della provincia di Taranto: l'Istituto Comprensivo Pignatelli di Grottaglie, l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Sava e l'Istituto Comprensivo Pirandello di Taranto. Direi che è una iniziativa che coniuga il territorio, la musica, il mondo della musica e il mondo della scuola in maniera veramente originale e anche apprezzabile. Corsa di orientamento e territorio, protagonisti a Crespiano. La corsa orientamento ed il territorio protagonisti nella manifestazione Lanterne nel Parco i prossimi 22 e 23 ottobre a Crespiano. Crespiano si conferma appunto un territorio che sa accogliere questo tipo di manifestazione e ci auguriamo anche che nei prossimi anni si confermi questo gemellaggio, questa grandissima collaborazione con la Federazione Sport Orientamento. Le due giornate sono organizzate dalla Federazione Italiana Sport Orientamento con i patrocini del Comune di Crespiano e della Regione Puglia. Si avvale infatti del contributo regionale per l'anno 2022 dell'assessorato allo sport. È un territorio oltretutto che noi abbiamo già scoperto nella sua bellezza dal punto di vista ambientale e nella sua disponibilità dal punto di vista dell'accoglienza da parte delle amministrazioni locali. Abbiamo già scoperto e sul quale abbiamo realizzato 4 anni fa già un evento nazionale, il campionato italiano. E attraverso il ritrovare queste lanterne dentro il parco è occasione per far conoscere le caratteristiche della località. Promuovere sia sul piano prettamente sportivo e quindi la conoscenza e la pratica della corsa orientamento, sia il territorio di Crespiano, del suo centro storico e del suo habitat rupestre, caratterizzato dalla presenza di gravine, ma macchia mediterranea e del paesaggio tipico della Valle d'Itria, che ben si presta a questo tipo di competizioni sportive. Gare e percorsi tra le aree verdi ed il centro storico saranno dunque gli elementi caratterizzanti delle due manifestazioni. Belen e la sorella Cecilia in Salento per promuovere il marchio di abbigliamento di famiglia. La location scelta è un angolo di Paradiso di Otranto.
Una giornata di lavoro, ma anche di relax per Belen Rodriguez, giunta in Salento per fare da modella, per sponsorizzare alcuni capi d'abbigliamento. La bellissima della televisione italiana è arrivata a Otranto insieme alla sorella Cecilia. La famiglia Rodriguez ha scelto il Salento per la campagna pubblicitaria del marchio Innominate, creato in famiglia, ideato proprio dalle sorelle Belen e Cecilia e dal fratello Jeremias. La giornata, trascorsa presso le cave di Bauxite ad Otranto, è stata raccontata dalla showgirl attraverso le storie Instagram. Bravissima Belen. Vabbè, dopo questa ce l'abbiamo. Non sono mancati i momenti di lavoro, ma anche di relax, passeggiate e tanto buon cibo. Pensiero meridiano e agenda 2030, i temi affrontati a Brindisi in un incontro nel liceo classico Benedetto Marzolla. Un progetto formativo promosso dal CSV Brindisi Lecce in collaborazione con l'Università del Salento ed il Liceo Classico Benedetto Marzolla di Brindisi. Il progetto nasce dalla lettura del testo Educare al pensiero meridiano, pensare l'umano per ritrovarlo al sud, dell'autrice Annalisa Grillo, che parte da un'analisi sociologica e pedagogica del termine pensiero meridiano, termine fondato dal professore Franco Cassano, e sviluppa un paradigma educativo dello stesso, incarnandolo nel concetto di educazione meridiana, che non è altro che la consapevolezza di essere inseriti socialmente e culturalmente in un territorio, il sud, che va riscoperto, legando questa analisi in unione con lo spirito dell'agenda 2030. È un modo diverso di rileggere anche l'agenda 2030, partendo sicuramente da un'ottica sociologica. È un modo anche diverso per leggere quella che è la cittadinanza, e quindi educare ad una cittadinanza attiva, passando anche da questa consapevolezza di ciò che è il pensiero meridiano oggi. Il pensiero meridiano aiuta le scuole del sud in particolare a rendere l'agenda 2030 un percorso di cittadinanza consapevole, di costruzione della cittadinanza del domani. Agenda 2030 significa guardare al futuro, guardare a un futuro sostenibile possibilmente, ma l'idea di sostenibilità dobbiamo essere capaci di interpretarla in maniera molto radicale, perché le sfide che ci attendono sono veramente delle sfide di grandissima portata. Nell'auditorium del Museo Castromediano di Lecce il convegno dal titolo La destinazione turistica Salento, un importante momento di confronto tra istituzioni, università, stakeholders del settore. L'idea è quella di cercare di lavorare nel turismo e anche nella cultura, quindi magari apportare qualcosa di in più, vista la nostra possibilità da giovani di vedere le cose in maniera diversa. Per me il Salento è proprio un sentimento, un'emozione, a me non, è proprio quello che voglio fare, rimanere qui e cercare di sviluppare questo territorio. Maria Cristina e Claudia sono al secondo anno della laurea magistrale in gestione delle attività turistiche e culturali dell'Unisalento, che frequentano con la volontà di crearsi un futuro lavorativo restando nella propria terra. Attraverso proprio la sinergia con giovani e docenti dell'università che studiano il turismo a 360 gradi, oltre che con istituzioni e stakeholder del settore, si può creare un modello di turismo di qualità attrattivo tutto l'anno e per ogni esigenza. Di questo si è parlato nel convegno dal titolo La destinazione turistica Salento, promosso dall'associazione Irundo. Il territorio deve collaborare di più, deve vedere di più come un faro l'Università del Salento, avendo per esempio in questo ambito un corso di laurea proprio in turismo. Dobbiamo anche capire quali sono i deficit del territorio da un punto di vista per esempio logistico, dei trasporti o di altri aspetti che vanno migliorati, perché dobbiamo essere capaci di attrarre e far ritornare il turista non soltanto per le bellezze naturalistiche, ma anche per la capacità di fare sistema. Quando la stagione prettamente estiva o il mare cominciano ad essere meno attrattivi per una questione proprio climatica, sicuramente puntare a un turismo di qualità può fare la differenza. Ed anche questo sabato sarà ricco di calcio su Antenna Sud. Subito dopo il nostro telegiornale, dalle 14, parte Tribuna Centrale con gli aggiornamenti in diretta sulla gara Frosinone-Bari e prepartita di Pescara-Cerignola, Picerno-Viterbese e Foggia-Fidelis-Andria. Gara quest'ultima che trasmetteremo in diretta e in esclusiva dalle 14.30. Tribuna Centrale proseguirà alle 16.20 con i
post partita di Frosinone Bari, Foggia, Fidelis Andria e Pescara Cerignola, la presentazione delle gare delle 17:30 di Serie C, Virtus Francavilla Avellino e Taranto Potenza. Anche questo derby a Pulo Lucano trasmetteremo in diretta in esclusiva dalle 17:30. Al termine delle gare, quindi alle 19:20, con tribuna centrale, tempo di recupero, immagini, interviste e approfondimenti sulle giornate di Serie B e Serie C. Grazie a tutti dunque per averci scelto, per averci seguito, non andate via e la nostra informazione per il momento termina qui. Buon proseguimento a tutti voi. Rimani connesso, scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.